Oggi vorrei parlarvi della comunione sulla mano. Allora, da quando c'è questo problema del Covid, sapete tutti benissimo che la comunione purtroppo bisogna prenderla sulle mani. Io ho sempre presa in bocca e preferirei ritornare a questa prassi, ma fino a quando l'obbedienza ci dice di fare così, va bene, prenderemo la comunione sulla mano. Però volevo dirvi questo, non so se voi lo fate, io lo faccio tutte le mattine. Intanto vi ricordate, no? Come va ricevuta la mano sinistra sopra la mano destra e poi va consumata davanti al sacerdote, ma prima di riporre la vostra mano, questa dove viene appoggiata la Santa Eucaristia, guardatevi sul palmo della mano per bene se ci sono dei frammenti. A volte possono rimanere, allora in quel caso non strofinatevela, ma passatevela sulle labbra, in modo da poter assumere quel piccolo Gesù che può rimanere nella vostra mano. Questo è importante perché ogni piccolo pezzettino c'è Gesù presente. Allora voi penserete, mi direte, vedi, hanno ragione quelli che dicono che non bisogna prenderla sulle mani. Beh, ora è impossibile fare altrimenti. E sinceramente io non sono tra coloro che dicono di non ricevere Gesù. È assurdo non ricevere Gesù perché comunque non è una profanazione. C'è scritto chiaramente che si può ricevere sulle mani. Ripeto, io preferisco naturalmente riceverla in bocca. Adesso non possiamo, ma vi dico quindi fate attenzione. Se tutti noi facciamo attenzione a questo fatto, no, del nostro palmo, delle mani, e togliamo i residui, è brutto dirlo anche leccandoli, però non mi sembra che ci sia niente di male, e la profanazione che cada qualche briciolina per terra non c'è. Quindi il corpo di Cristo verrà assunto completamente da noi. Volevo dirvi questo perché appunto mi sono resa conto, ma anche una ragazza me lo ha accennato, che pure lei ci ha fatto caso, che queste briciole piccole, questi piccoli frammenti possono rimanere. E allora noi facciamo così, saremo sereni e tranquilli, non ci priviamo di Gesù, mi raccomando, non privatevi di Gesù, perché ovviamente se siamo in grazia di Dio, dopo una bella confessione, senza peccati mortali, non priviamoci, perché questa è la strada verso la santità. Ricevere Gesù è certamente la cosa più importante della nostra esistenza.